cosa ho voluto lasciare oggi in questo incontro con tanti giovani? Ho voluto lasciare la possibilità di comprendere come all'università, come in tutte le cose della vita, occorra metterci tutti se stessi nel lavoro che si fa e al tempo stesso anche guardare agli altri con grande fiducia e con grande capacità di ascolto. Il segreto di riuscire a essere capaci di essere sale nell'università e capire anche che con la passione e con la possibilità di ascoltare gli altri e di aiutarli nelle loro attività si possono raggiungere esperienze bellissime, e la formazione universitaria non è soltanto imparare qualcosa, ma un'esperienza di vita. Allora, cosa penso della giornata di oggi e cosa mi porto a casa? Ma sicuramente è stata una giornata bellissima dove abbiamo avuto modo insieme di ragionare su temi che mi stanno molto a cuore, cioè come abitare il luogo dell'università, come abitare e come vivere l'università. E cosa mi porto a casa? Mi porto a casa la bellezza di essere insieme a tanti giovani che si impegnano quotidianamente, che hanno a cuore il bene di altre persone e che ispirano poi anche l'operato delle università, perché senza gli studenti l'università non esisterebbe. Grazie. Allora, oggi quello che ho voluto portare è un po' la mia esperienza di studente universitario e anche di rappresentante nelle diverse esperienze che ho avuto anche con la mia associazione, di come si possa coniugare l'impegno con lo studio con una parte di impegno e di tempo speso a servizio degli altri per rendere l'università un luogo più accessibile in cui quella comunità studentesca di cui abbiamo parlato si possa riunire con le altre componenti dell'università e vivere a pieno gli spazi dell'università. Quello che mi porta a casa da oggi è aver visto una platea con tanti giovani da tutte le parti d'Italia ed è stato sicuramente molto contagioso, mi ha anche aiutato a raccontare ancora meglio la mia esperienza ed è forse proprio il motivo per cui mi spingo a spendere così tanto tempo in questa attività di volontariato e di servizio per gli altri, perché poi quando viene riconosciuto il lavoro e si vede che si riesce nella nostra azione a essere d'esempio per altri, diciamo che viene ancora più energia, e spero che di aver trasmesso nel mio piccolo il mio esempio a coloro che mi hanno ascoltato. Allora, spero di avervi lasciato qualcosa innanzitutto. Me stesso, cioè l'incontro con una persona che ha vissuto in modo appassionato quel che ha fatto. Io fino a 50 anni ero molto deluso del mio lavoro, poi ho intrapreso questa novità con i giovani, con questo gruppo di giovani. Ecco, spero di aver trasmesso questa passione, perché voi dovete essere protagonisti della vostra vita e quindi spero che troviate qualcuno che vi prenda per mano e vi porti avanti in qualunque cammino voi percorriate. Allora, che cosa mi ha lasciato questa giornata? Delle cose bellissime. Innanzitutto l'incontro col Papa e il respirare l'aria di AC in cui io sono cresciuto. Io quello che sono diventato è tutto grazie alla AC. Essere qui con mia moglie in una giornata del genere è stato fantastico. La seconda cosa è che l'avermi invitato, la CIMI che mi ha invitato per la mia esperienza personale e professionale, per il fatto di essere, è proprio l'essere laico. La terza cosa, il fatto che il convegno l'avete organizzato voi giovani, avete fatto 10 convegni in parallelo, è una cosa meravigliosa.